Zia Teresa, sta arrivando Natale. Sta arrivando Natale. E sto pulendo la minestra. Ah, ma in questa bacinella enorme. Questa è la bacinella di melanzane. Io faccio solo melanzane e mi approfitto di sciacquare la minestra. La minestra, tutta la verdura. No, dall'anno. No, dall'anno facciamo. Eh sì, perché la minestra la facciamo solo a Natale. Questa mi fa minestra con la gallina. E oramai Natale è vicino. Natale alle porte, noi regaliamo le ricette di Natale. Sì. La zia Teresa ci fa vedere la tradizione. La tradizione della minestra. Poi dobbiamo pulire tutta la minestra. Come si pulisce? Zia Teresa toglie... Si toglie quella di sopra, okay. E si vede qualche fronte se è gialla. Ok. Vedi? Ok, quindi rimangono solo le foglie, diciamo. Solo le foglie verdi, vedi? Ricordiamo che la zia Teresa è laureata, è specializzata in fruttologia. Sulla verdura, sì. Su frutta e verdura, perché ha lavorato tanti anni come verdumare. Sì. Sì. Ecco qua, vedi? Quindi c'è un'arte, c'è una specializzazione. Ma pulito in minestra a Natale. Quante? Non ti so contare. Un po' dopo che andiamo a fare, dopo che l'abbiamo pulita, andiamo a sciacquare. Sciacquare e poi dobbiamo fare bollire un poco. Zedri, l'ora della gallina? Sì, perché ora deve fare la minestra. Bello questo pentolone. Ecco qua, è che la da coscia della gallina da coscia quasi 2 ore. Ah, tanto, quindi 2 ore da coscia questa gallina. È un tempo che coscia la gallina nell'acqua si secca. Zedri, ma questo pentolone da quando ce l'ha? È storico? Tutto storico, questo è alluminio. È alluminio, ma questo è proprio storico. Che non sta chiaro roba alluminio. C'ha proprio un vissuto questo. Tu tutta roba vecchia. Voi la gallina, io voglio brodo vegetale. Ok, allora tu mangio brodo vegetale. Io voglio brodo vegetale. E tu con sapore vaglione è tornato, ok 300 grammi tubetti, ok 300 grammi, come se c'era. Si adema, questa gallina è vecchia, la gallina vecchia fa buon brodo, fa buon brodo, allora è buona gallina, una bella gallina paesana. E me la mo' che me ne stai. E ci mangiamo a Natale, quindi 2 ore di cottura e poi proseguiamo. Poi senti, chi ne romani, chi ne parmigiani, chi ne pepe, lo spirito del Natale, del Natale, sì. E ci mangiamo io nel Natale. Ma facciamo questa la gallina e poi brusa prima fa un'est. E ci vediamo fra una parola, dovremmo? Una parola, ok. Zia Teresa. Quindi Davide, adesso... che se un'est se l'ho pulito. Adesso lo sto riscaldando, lo sciacquando. E quando è a Turrenne che sta? C'è stai vicino a Turrenne. Vieni a Turrenne, le sciacqua buone, eh? Sì, quindi adesso la stiamo sciacquando bene da chi sto... Sì. Che se sembra bagnarola di Mugnano, solo le Mugnano e fa una sciacquata di la storica bagnarola della zia Teresa. È melanzana. La gallina non te la fa e ora facciamo una mamma. Ok. Quindi diciamo, mo sciacquamo questo. Sì. Ascoliamo tanto bello. E se da fare parecchi sciacquati. Se da sciacquare per tutto il regno, assai. Tutto il regno. E poi dopo che l'abbiamo scolata e tutto, che facciamo? Ma fammi nesta. E la mettiamo a cuocere? Mettiamo a cuocere la gallina. La gallina, insieme alla gallina. La gallina. Ho comprato il pecorino e il parmigiano per mettere nella minestra. Poi mettiamo per tagliare un bel mucchio di formaggio. Ah. Allora poi metto tutto nella minestra, in Natale. Nel frattempo dietro la minestra che sta facendo? Zia Teresa? Sì, mo sciculamo, io me la metto pure là dentro, sì. Okay. La gallina sta bollendo. Sì, voglio fare... La minestra abbiamo riscaldato. Sì. Però lo sciacquo un po' perché siamo un po' per la marosta. Sì. Pensa che tutto quando fanno, non lo so. Sì, quindi sciacquiamo un'altra volta la minestra. Sì, dopo che l'ha riscaldato, vedi? Ok, quindi dopo che l'ha riscaldato la risciacquiamo. Sì. La stringiamo un po'. Sì, perché esce tutta la marosta. Sì. Io me la inda. Ho provato la gallina. Ho cambiato la penna perché lei è molto grande. Ho parmigiano. E ho pecorino. Ti mettiamo il formaggio e facciamo assaporare. Bello. Poi mettiamo un po' di sale e poi lo faccio assaggiare. O pepe è andato a mangiare. Diventa magico. Pepe. E ora facciamo pa' piano un po'. Che la minestra è cotta. La gallina è cotta, ma fa anche solo sapore. Quindi deve solo insaporire. Sì, solo sapore. È un 5 minuti più o meno. Sì. Ecco qua. Zia Teresa, è pronta? Sì. Eccola qua. La minestra. Ecco qua. Sotto la gallina. Un po' che brodo ce l'ho sempre. Un carpà. Sì. A Natale fa freddo. A Natale vero fa freddo. Che sta a Nesta in Natale? Adesso la assaggiamo. Poi faccio sapere con me. È buonissimo. Favorito. Proviamo consolata.